smaltita velocemente la vittoria di Livorno, perché va fatto, indispensabile farlo per ripartire subito domani con la testa libera. Sì, una partita difficile domani, molto difficile, perché contiamo una squadra che sta facendo veramente bene, 4 vittorie di fila, penso che non possono essere casuali, significa che ci sono dei valori all'interno della squadra stessa, tecnici e umani, e anche perché giustamente, come dici, dobbiamo cercare di dimenticare in fretta i festeggiamenti, perché abbiamo un'opportunità, penso, importante per proseguire questo cammino positivo e per dare continuità poi dei risultati. È vero che la vittoria comunque così rotonda serve anche per il morale nostro, questo è chiaro, cioè è fuori discussione, no? Sì, ma io penso che la grossa difficoltà di domani e la dimostrazione allo stesso tempo che noi dobbiamo dare è quella di maturità. Io penso che queste vittorie, queste partite servono per alimentare quella famosa mentalità vincente, però è altrettanto vero che una squadra tosta sa mettersela alle spalle immediatamente e concentrarsi e stare attenta subito alla partita successiva. Per cui l'insidia più grossa secondo me domani è proprio questa, è la capacità di metabolizzare quello che abbiamo fatto, che farà parte della storia per sempre. E dovremmo essere bravi a calarci nella gara di domani, che sarà difficilissima, ripeto, contro una squadra che corre, che è aggressiva, che ha superato delle difficoltà iniziali con le 3 sconfitte e che sta dando paga a tanti, e quindi verranno qui a giocare una gara accorta, cercando di sfruttare le qualità che hanno nelle ripartenze, con ragazzi veloci, molto tecnici davanti, con un centrocampo dinamico, quindi sarà una gara molto difficile. Allora, scusate, proprio per lasciarmi a questo al centrocampo loro, ce ne abbiamo difficoltà adesso al centrocampo, che ci sono 2 assenze, una per sparita e una per infortunio di Livorno, e che spazio avrà Di Gennaro dopo la bella esperienza di Livorno, che era praticamente non marcato? Cioè, in un centrocampo di questo tipo gli hai chiesto un lavoro in più, oppure lui si è ricavato nella zona sua? Sì, prendo come spunto per fare 2 considerazioni. Noi abbiamo o avremo difficoltà grosse non solo in mezzo ma anche dietro. Sì. Perché siamo veramente in emergenza, ho dovuto attingere dalla primavera per fare 18 con 3 ragazzi, quindi perché non sappiamo se Okaka sarà della gara o meno, quindi abbiamo 3 ragazzi della primavera. Per quanto riguarda Di Gennaro, non gli ho chiesto nulla di particolare, perché lo voglio lasciare libero di esprimere quelle che sono le sue qualità. L'unica accortezza che dobbiamo stare attenti, ma non è Di Gennaro, è i 3 davanti, ad occupare la zona centrale nella fase di non possesso, altrimenti se non faremo questo noi saremo costretti per forza di cose a subire qualcosa sulle corsie laterali, dove è la nostra coperta corta, come tanti altri moduli hanno la coperta corta da altre parti. Io penso che giocando con i 3 in mezzo campo per forza di cose concediamo qualcosa in ampiezza, per cui, ma non voglio stravolgere quello che è il nostro. Penso anche che anche la Ternana stessa debba stare attento al Di Gennaro in mezzo alle linee, per cui non dico che sia una guerra di nervi. Però io sono molto convinto delle qualità che abbiamo a casa nostra e cercheremo di tamponare quelle che sono le loro qualità, però anche la Ternana deve fare altrettanto, per cui non voglio stravolgere Di Gennaro, perché sarebbe chiedere un qualcosa che può benissimo fare, ma andrebbe a togliere qualcosa nella fase di possesso, di proposizione, che a noi invece serve. E l'occasione adesso di vedere Mandorlini
Ma io domani ho 4 ragazzi per 5 ragazzi per 4 posti in mezzo al campo con Di Gennaro compreso, eh? Sì. Per cui il rombo di c'è centrocampo, Pizzetti, diciamo. Il rombo di centrocampo, sì. Ho 5 ragazzi per 4 posti. Quindi proprio per ricollegarmi, certo, al discorso di prima, è fuori Lollo, è fuori Porcari, è in mezzo al campo solo, per cui è rientrato Krizitig ieri, si è allenato con noi. E deciderò all'ultimo. hai capito, no? Ho già deciso. Sì, certo. Qualche giornalista ha un po' ironizzato sul tuo, qualche giornalista di Livorno ha un po' ironizzato sul tuo andare a specificare in conferenza stampa dopo gara che, come c'era stata l'espulsione di Porcari, poteva esserci, anzi doveva esserci quella di Paolini, insomma. Credo che loro ci hanno un po' ironizzato, però in realtà tu hai detto una cosa più che sacrosanta, direi. Sì, non, riviste le immagini, non trovo dove ci possa essere l'ironia. Quindi è un dato di fatto. No, è uno scritto del tipo perché non forse si fa perché, i fatti suoi, una roba forse del perché. Vabbè, ma allora perché mi fanno le domande? Chiamano qualcun altro a intervistare e siamo a posto. Comunque, beh, chiuso qua. No, non mi va ad aggiungere altro. Era giusto una postilla. Peraltro, secondo me, è stata un po', forse anche a livello mediatico, un po' sottovalutata la nostra vittoria a Livorno. Giusto perché forse il Livorno è rimasto in 10, no? Quindi hanno detto poverini, sono rimasti in 10, sì, cioè, ma ci sta con lo Spezia vinca, voglio dire. Mi sembra che forse meritasse qualcosa in più. Sì, ma non è che mi spacco la testa addosso a una muletta, per no, questo. Io sono molto soddisfatto della prova che lo Spezia ha fornito a Verona con 9 giocatori e senza prendere sicuramente 5 gol. Quindi ce lo teniamo per noi, speriamo che non succeda più, sinceramente, e basta, ma sono valutazioni che faccio all'interno. Il fatto che si sia dato, non so, qualcuno abbia dato per scontato la goleada per il fatto stesso che loro sono rimasti in 10, lo trovo un errore, sinceramente, perché con tutta onestà loro, quando sono rimasti in 10 fino al 35esimo del primo tempo, hanno continuato a fare la loro gara, hanno mantenuto i 3 attaccanti davanti. Penso che l'idea fosse questa di Nicola, cercando di sfruttare al massimo il loro potenziale offensivo, che è di prim'ordine. Però penso che lo Spezia sia stato micidiale poi nell'andare a sfruttare le occasioni che si è creato. La difesa giovane, diciamo, con l'inserimento anche di Pasini, veramente fa sì che l'età media si abbassi ancora di più. Poteva avere il contrappunto magari a Livorno? No, io penso che la cosa più difficile sia domani, appunto, perché a Livorno insomma, non è che Serena dice che Paulinho è forte o Siligardi è forte, lo dicono i numeri, quindi penso che sia prendere coscienza e basta, ma nessuno mi può dire il contrario o ironizzare se dico che l'attacco del Livorno è un attacco di prim'ordine. Non vorrei che, alla luce della buona prestazione che abbiamo fatto, probabilmente non lo conosce nessuno e ci farà un mazzo così, se non staremo attenti e concentrati. O Ragusa probabilmente lo conoscono in pochi e vi assicuro che è un ottimo giocatore, come lo stesso Litteri. Per cui penso che faccia parte ed è uno step sulla nostra crescita, per la nostra crescita, dimenticare ed essere pronti, attenti e concentrati alla sfida di domani, chiunque si presenterà davanti. Hanno anche Sinigaglia, hanno anche il Fagema, che io ho allenato con Seto, per cui ne conosco bene le qualità. Forse non riempiono il nome, non riempie la bocca, ma vi assicuro che sono degli ottimi calciatori. Lunedì sera ti sei un po' sfogata, no? Hai detto basta con lo scetticismo anche verso i miei confronti, nel senso che, insomma, cosa devo fare di più? Vincere? No, il mio non era uno sfogo. No, io ero sfogato, nel senso che un sassolino te lo sei levato, no, dai. No, no, assolutamente, anche perché non mi basterebbero 3 minuti, sì. Quindi ero contento e sono contento. Io tutto quello che faccio e dico mi viene dalla pancia,
se non il cuore, se non dalla testa, per cui sono uno passionale e sono molto contento. Andiamo avanti però, bisogna continuare. Beh certo, amica, anche perché ci sono ancora tantissime partite, questo campionato è lunghissimo. Cosa ne pensi di questo Sassuolo che ha già 6 punti di vantaggio? Può essere veramente una squadra che può mantenere questa continuità? Tu ne hai già parlato in maniera positiva. Io adesso Sassuolo non devo aggiungere altro perché penso che ne ho parlato prima che lo incontrassimo. Rimango convintissimo e fermo sulle parole che ho espresso. Il Sassuolo per me è la squadra, la prima squadra candidata alla vittoria, e poi ci posso mettere il Verona, ma la prima secondo me è il Sassuolo, primo perché è composta da ottimi giocatori, ottimi calciatori, e la seconda è che da 3 anni a sta parte lavorano insieme cercando di inserire i tasselli che per loro erano mancanti o da migliorare, per cui stanno dando continuità a un lavoro iniziato 3-4 anni fa. Un'ultimissima cosa, non sarà facile magari come a Livorno, perché davanti ci saranno soprattutto più chiusi domani, probabilmente la terminale giocherà con le linee piuttosto chiuse tra centrocampo e difesa, però il fatto che si sia sbloccata anche Antenucci è importante perché insomma credo che il gol poi per gli attaccanti sia tutto, no? No, tutto no, ma sì, tanto. È una medicina che insomma i benefici li può dare solo il gol. Sì, anch'io presumo che ci saranno pochi spazi da attaccare in profondità domani. Per questo ci vorrà pazienza, ci vorrà pulizia sulla circolazione della palla. Non ci vorrà frenesia, il fatto di sfondare o di voler sfondare a tutti i costi, e ci servirà il guizzo da parte di qualcuno. Noi abbiamo più di qualcuno che ce l'ha nel proprio bagaglio tecnico, il guizzo che mi permette di saltare l'avversario per creare immediatamente un'occasione gol o creare una superiorità numerica, per cui senza andare all'arrembaggio, perché loro sono micidiali nelle ripartenze, mantenendo sempre il nostro equilibrio e arrivare attraverso una trama, una buona trama. Grazie. Prego. Grazie, mister. Grazie.